ad aprile 2022 abbiamo iniziato la nostra nuova vita a bordo di un camper. Se volete salire a bordo con noi, Aiù in viaggio. Thank you.
Amore, oggi casa qui va bene? Ci devo pensare, dai. Posso pensare? No, subito, dai, risposta vabbè. Immediata. Vabbè, da. Approvato! Oggi casa qui. Siamo su questo meraviglioso spot, su questo fiordo, ed è da ieri che vediamo queste barche che sembrano le barche di Popeye, braccio di ferro. Sono dei pescherecci sicuramente anche, oltre che moderni, sofisticati, con chissà quali tipi di scandaglio o che altro. Però vanno proprio lentissimi, si fanno tutto il fiordo molto lentamente, non vediamo nulla di agganciato, uno strascico o che altro. Però sicuramente un'attività forse propedeutica alla pesca, non sappiamo esattamente, perché poi abbiamo sentito movimento anche in piena notte. In piena notte sì, sicuramente stavano sì, chiamiamola notte, ma in realtà è sempre giorno. E sentivamo forse l'utilizzo delle reti, perché facevano un po' di baccano questa notte. E adesso sta passando questa rossa, la barca di Popeye, e poi vi facciamo vedere quella gialla che sta là in fondo, troppo carina. Ed ecco la gialla che purtroppo non passerà qui sotto, quindi dovrò zoomare un pochino, ma riuscirò comunque a farvela vedere. Sono le 23:10 quasi, siamo su un'area picnic, come vedete il sole è ancora bello alto. Come vi abbiamo raccontato, non fa mai buio. Siamo al 7 di luglio e questa situazione si terrà ancora per un mesetto circa. Area picnic come le solite, si può dormire, si può sostare solo per una pausa pranzo. E come vedete sono attrezzate anche con questi gazebo in legno fantastici, la raccolta dei rifiuti. E quindi l'accoglienza qui in Norvegia è davvero fantastica. Come vedete, anche chi fa cicloturismo può tranquillamente sostare, piazzarsi la tendina, e non c'è nessun divieto perché c'è il rispetto totale dell'ambiente comunque. Il ghiacciaio di Svartisen. Eccolo qua, senza il sole. Col sole deve avere colori magnifici. Questo è il ponte sul quale siamo appena passati e adesso andremo a vedere un fenomeno abbastanza famoso. Appena fuori dalla città di Bodø, nella Norvegia settentrionale, forze imponenti entrano in gioco tra due fiordi. Quando le correnti di marea si invertono nello stretto passaggio tra i fiordi, si crea lo spettacolare Gorgo di Saltstraumen, chiamato anche Maelstrom.
E allora mettiti in ascolto, perché puoi sentire il suono dell'incredibile potenza della natura quando 400 milioni di metri cubi d'acqua si gettano vorticosi nello stretto. Quattro volte al giorno un enorme volume di acqua si getta violentemente nello stretto, in alcuni punti largo appena 150 metri, a Salstraumen, creando enormi vortici tra i fiordi. Stiamo parlando di ben 400 milioni di metri cubi di acqua marina, che si muove a una velocità media di 13 km all'ora, molto più velocemente quando la corrente è alla sua massima potenza. Non stupisce, quindi, che i viaggiatori arrivino anche da lontano, qui nella Norvegia settentrionale, per osservare questo fenomeno naturale, famoso in tutto il mondo. Il momento ideale per venire è quando c'è la luna nuova o la luna piena e fino a 3 giorni dopo, quando la corrente di marea è al suo massimo. La differenza tra l'alta e la bassa marea può arrivare fino a 3 metri, uno spettacolo degno di essere visto. Questo gorgo ha affascinato la gente fin dal passato e lo fa tuttora. Nel 2016 la rete televisiva norvegese NRK ha mandato in onda una diretta del Maelstrom, minuto per minuto, che ha tenuto incollato davanti alla TV oltre 1 milione di norvegesi. Siamo per arrivare alle isole Lofoten. La gente ammira il paesaggio, è proprio un paesaggio totalmente diverso, insolito. Prima tappa all'isola di Rost e ora si riparte. Ed eccoci arrivati all'isola di Veroy. Onore ai norvegesi di Veroy che hanno scritto anche in italiano. Immaginatevi, norvegese, inglese e italiano. Wow!
quindi 12 metri in più rispetto al livello del mare attuale. Questo è un qualcosa che vediamo dal centro sul nord Europa tutto, cioè direttamente tutti sulla terra. A differenza nostra dell'Italia, che vanno tutti nei loculi o nelle tombe di famiglia, questi. Ma tutti nella terra, che si riferiscono solo le lapidi, ma poi tutti nella terra. Per tutta la Norvegia, sempre in quasi tutte le case, la bandiera norvegese è al vento, sempre. Ah sì. Sì. Una cosa che abbiamo notato e che regna la pace, pace assoluta, pace. Proprio da questo senso di relax totale, proprio bellissimo, l'opposto di quello che viviamo noi in genere quando siamo a casa. Prepariamo a fare questo pezzo di strada che ieri ci ha messo un po' i brividi perché è strettissimo, sicuramente è una zona molto franosa, probabilmente nel periodo invernale, e quindi è un po' particolare, adesso lo vedrete. Pezzo pericoloso è questo qua, poi vi renderete conto di quanto è stretta la strada. E questo è il panorama su Veroi, sul porto, e adesso andremo a metterci in fila per il prossimo traghetto che ci porterà direttamente a Moskenes. Ma lasciare quest'isola è veramente uno strappo al cuore, perché è veramente bella, bella, intima, un luogo di pace. Se vedi che va avanti, vedi anche lui è muro muro. Guarda che colpi qua, le rocce che sono scese. Benissimo, nessun incrocio con auto, alla grande. Non so se si potrà vedere con lo zoom. Guarda, sembra un arcobaleno, vedi? Sì. Però è diffuso, non è solo su quell'angolo sinistro. Sì, sì. Guarda come è acceso adesso.
sleepless nights and headaches stack, restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll keep you alive. 23:30, signori, guardate il sole quanto ancora è largo. Veramente non ho registrato molto. 23:30. E io c'ho il sole in faccia. Un'esperienza unica e durerà fino a mezzanotte. Cantando